Allora, siamo qui col presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli. Quindi oggi giornata di eccellenza e forse anche di speranza per degli atleti disabili che potrebbero trovare un luogo qui di eccellenza? Ma sicuramente sì, come è noto il Comitato Italiano Paralimpico è impegnato su un'impresa importante nella parte di Roma Sud, al Tre Fontane, dove stiamo costruendo un centro di avviamento paralimpico. Ovviamente questa potrebbe essere un'adeguata e importante risposta in termini di accoglienza, accessibilità, in termini anche di abbattimento di barriere architettoniche e sensoriali nell'altro quadrante di Roma Nord della città. Quindi è sicuramente una giornata di speranza che si possa percorrere questa strada per regalare un'altra opportunità. Abbiamo sentito dal giudice che ci sono le condizioni quindi per procedere anche dal punto di vista economico, quindi insomma secondo lei si va penso a una soluzione insomma di questo nodo? Intanto ripristiniamo, e questo anche nell'interesse della città, riconducendolo all'interno di una dimensione legalità, un impianto sportivo per quella che è la sua vocazione non solo sportiva ma anche sociale e di recupero di, come dire, strutture importanti. Dopodiché in accordo con l'amministrazione giudiziaria, al quale va il plauso per come ha condotto questo primo anno, anzi forse qualcosa di 2 anni di attività, vediamo se possiamo intraprendere insieme e realizzare dei sogni insieme. Poi l'apporto di Mondo Fitness penso sia importante in questa fase, no? È straordinariamente importante, perché Mondo Fitness e tutti gli imprenditori privati che sono coinvolti hanno dimostrato già di avere grande capacità nella gestione di spazi con vocazione sportiva ma anche sociale. Quindi anche quest'idea, in una situazione di amministrazione giudiziaria, di riuscire a coniugare l'interesse pubblico ma anche con le capacità dell'imprenditoria privata, secondo me è un esempio virtuoso che sta e mi auguro possa ripagare. Quindi ci rivedremo a settembre per l'Open Day, lei sarà presente? Assolutamente, perché poi le promesse di Andrea voglio verificarle in situazione, vedere quale veramente è questo progetto, ma insomma la serietà di Andrea e De Angelis e degli altri imprenditori, insomma c'è pure coinvolta la Lazio Nuoto, Pallanuoto, che insomma ha una vocazione agonistica, il Notal, quindi insomma aspettiamo metà settembre. Grazie molte.